Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e è arrivato il momento di fare i preferiti degli ultimi mesi di questo periodo. Non ho fatto i preferiti di marzo, e anche perché, cioè, è complessa la questione, quindi raggrupperò insieme marzo e aprile, che sono stati i mesi più distopici che tutti noi abbiamo vissuto, e qua vi racconterò quello che ho ascoltato, visto, letto, insomma, fatto anche come esperienza, insomma, dopo vi racconterò bene, acquistato ben poco, però insomma ne parliamo come sempre dopo, e quindi insomma sono qua per condividere con voi le cose che mi sono piaciute, le cose che mi sono piaciute di più, in modo che possiate prendere qualche spunto anche voi. Come sempre, prima di iniziare il video, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, mi raccomando, controllatela perché so che non arrivano sulla home di tutti i miei video nuovi, quindi fatelo, mi raccomando. Giù trovate i link a Ko-fi se mi volete offrire un caffè, troverete i link a tutto ciò del quale parlo in questo momento, i link di affiliazione se volete sostenere il mio canale e anche tutti i miei link ai social, in modo che se mi volete seguire anche fuori da YouTube potete farlo. Direi che non lasciamo altro spazio al riassunto solito, quindi partiamo con il video. Partiamo come sempre dalla musica. Sapete che io ascolto moltissima musica, è una delle mie più grandi passioni, quindi direi di partire dai due album del mese. Innanzitutto è uscito il nuovo album di Birth, che si chiama WOA. Allora, Birth è la mia cantante italiana preferita, la mia artista italiana preferita. Io ho conosciuto Alice nel 2016-2017, quando era appena uscito Burning the Woods, che era il suo primo disco, che per me è un disco, penso uno dei dischi più belli prodotti e scritti in Italia degli ultimi anni. È un disco che a me veramente, cioè so tutto il disco a memoria, quindi insomma è stato bello anche vedere la sua crescita. Giovanissima ed è bravissima, suona 800.000 strumenti, è un talento enorme, vabbè, ma comunque non siamo qui per parlare di questo. È uscito il nuovo disco che io davvero attendevo da tantissimo e quindi sono molto felice che sia arrivato. È un disco molto diverso da Born in the Woods, nel senso che Born in the Woods era da un lato molto più contemplativo e questo per certi versi dal punto di vista dei testi in realtà non lo è, ma dal punto di vista sonoro si distanzia molto per alcuni versi, non del tutto, cioè c'è comunque una continuità, però qua secondo me Alice ha voluto davvero fare una gran mescolanza, soprattutto di suoni e di cose che piacciono a lei, secondo me è molto evidente. Infatti è un disco dove c'è sempre di accompagnamento una chitarra acustica o magari non acustica, sempre un po' ruvida, dove si sentono proprio anche le corde, ed è molto bello, però accompagnata a pattern sonori che ricordano l'R&B, che ricordano tutte sonorità più urban, che hanno poco a che fare magari con l'indie pop, lo shoegaze anche, che chiaramente facevano parte del suo primo disco. Ecco, qua c'è più sperimentazione, più mescolanza. Ed è un disco che suona molto internazionale e anche che secondo me è bello proprio perché si vede proprio la voglia di sperimentare, di fare fondamentalmente quello che le pare. Questa cosa a me piace moltissimo. Era già stato anticipato dal singolo Supermarkets e su quello secondo me si snoda bene un po' tutto il mood del disco. Probabilmente i miei pezzi preferiti del disco sono sicuramente Parakeet, Yellow Concrete e per il testo Human Stuff. Mi raccomando, andate ad ascoltare questo disco meraviglioso e seguite Alice Birth, che è veramente brava, 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 proprio brava. E non vedo l'ora di rivederla dal vivo. Doveva suonare in questi giorni in Italia di nuovo, cioè l'ho già vista a novembre l'ultima volta, però mi sarebbe piaciuto rivederla. E sappiamo che i concerti, io ve lo preannuncio, c'è questa cosa che il mondo della musica si è fermato, io non lo riesco a superare, un po' perché lo vivo come situazione in casa, un po' perché, ecco, cioè è veramente bruttissimo pensare che la musica ora si svolge solo su internet, è una cosa che secondo me la snatura
Cioè, la snatura ha dei livelli incredibili. Vabbè, ma non siamo qua per rattristarci. Altro disco che ovviamente appena è uscito è diventato già un disco della Madonna, proprio è un disco pazzesco, è ovviamente Fetch the Bolt Cutters di Fiona Apple. Cioè, che praticamente è tornata, io non sapevo neanche se stesse lavorando ad un nuovo disco, è entrata a gamba tesa per spezzare delle ossa ed è un disco pazzesco, è davvero, penso per abbondanti 10 giorni di non essere riuscita ad ascoltare altro, bellissimo, magnifico. Ed è un disco strano perché è un disco che da un lato ha una dimensione molto quasi casalinga, molto homemade, non c'è una produzione eccessiva. E io suono la batteria male, però insomma suono la batteria perché mi diverto, suono a battipentole. E devo dire che questa dimensione di tutto il disco è molto ritmica, è molto legata alle percussioni, è molto legata proprio ai pattern di ritmo. Non fatti solamente con ovviamente la batteria, le percussioni, quello che volete, ma proprio fatto con tutti gli strumenti. C'è un disco aggressivo, è un disco dove ogni strumento scandisce un ritmo quasi nervoso, nevrotico ed abbastanza arrabbiato, si vede parecchio. Tra l'altro è un disco che chiaramente ha come filo conduttore quello dell'impossibilità di stare zitte, del dover parlare, di dire la propria verità e di raccontare la propria verità e insomma ciò che è la propria idea, la propria dimensione, il proprio mondo, soprattutto quando è scomodo. Tanto proprio che in uno dei testi lei dice chiaramente: non continuare a darmi dei calci sotto al tavolo, io non starò zitta. E è chiaro, l'abbiamo capito e questo è un po' il senso di tutto il disco. C'è questa urgenza di raccontare, raccontarsi, soprattutto di voler comunicare anche cose scomode e sgradevoli, sensazioni forse che aveva covato anche con un certo tipo di rancore, comprensibile. È un disco bellissimo, è un disco veramente pieno di sonorità molto grezze, questa cosa a me piace molto, questo pallino così, ma sempre accompagnato dalla sua voce, che è una voce pazzesca. E vabbè, niente, ma ascoltatevi anche questo disco perché Fetch the Bolt Cutters è bellissimo. Passiamo invece ai singoli. Cosa ho ascoltato in realtà questo mese? Ne ho ascoltato pochi singoli, ho ascoltato molte playlist, delle quali parliamo dopo, però invece ho fatto una grande scoperta. E infatti, la mia scoperta di questo mese è Joy Crooks, che è un'artista britannica di origine però del Bangladesh, di famiglia ovviamente di origine del Bangladesh, e io sono rimasta scema, l'ho vista in un suggerimento tra l'altro delle varie playlist su YouTube, peraltro, quindi a caso, centratissima, e infatti il suo singolo Anyone But Me io lo sto ascoltando a ripetizione, come se non ci fosse altro su Spotify, è veramente molto brava, è questo genere neo soul che è davvero molto particolare, lei ha una voce veramente magnifica e quindi insomma c'è queste ritmiche molto suadenti, molto tranquille, però con quel vibe un po' ritmato che a me piace molto e insomma ve la linko giù così potete ovviamente andare ad ascoltarvi anche Joy Crooks. Di solito questo è il momento in cui parlo di live e quindi questo è un momento dove insomma, spero che tutte le band out there, cioè tutte le band là fuori, tutti i cantanti là fuori, tutti i tecnici del suono, delle luci, gestori di locali, chi organizza concerti, eccetera, insomma, spero non se la stia passando così male, che veramente sto male con voi. E quindi mi dispiace davvero tanto, davvero sento che in questo momento non fare concerti è una cosa che ci impoverisce molto. E non solo dal punto di vista economico, che è chiaro che sia così, ma proprio anche umano. Penso che fare le live su Instagram, le live su vari canali non potrebbe mai sostituire un live fisico. È una sensazione che nient'altro ti dà. Quindi niente, invece che fare i piangini, cosa che ho già fatto spesso questi 2 mesi, direi di passare alle playlist. Allora, innanzitutto ho trovato questa ovviamente playlist di Spotify già fatta, che secondo me non è male per nulla, che si chiama Post Punk 2K, che raccoglie tutta una serie di gruppi nuovi che hanno ispirazioni post-punk, ma non solo, cioè per dirti, ci sono dagli Squid ai Bodega agli Idols e quant'altro. È una playlist che
quando alternavo i due dischi che ho ascoltato moltissimo, mi ha accompagnata molto spesso, è molto bella, è abbastanza energica, ha anche dei momenti un po' più rilassati, però insomma mi dà anche l'occasione di scoprire tantissimi gruppi che insomma secondo me sono da scoprire, da seguire e magari da vedere appena sarà possibile. Ovviamente è una playlist ufficiale di Spotify, quindi insomma la trovate giù linkata, insieme ovviamente al mio account di Spotify, dove trovate anche la nuova playlist che sto continuando ad allargare, a creare, eccetera, che è la playlist Piangina. Perché io stavo facendo su Instagram in queste settimane la challenge dei 30 days, dove ogni giorno si dovrebbe dare un pezzo, ma io non sono capace di dare un pezzo legato a un tema, quindi è diventata una playlist gigante. Durante il giorno del Sad Songs, dove io penso di avere una laurea all'Università delle Canzoni Tristi, mi hanno scritto tantissime persone e quindi ho iniziato a creare la playlist delle canzoni piangine, le canzoni tristi. E so che non è forse il momento per averla, però la sto veramente riempiendo, quindi se la volete seguire troverete tutte le canzoni tristi che siano mai state piante dalla sottoscritta almeno una volta nella vita e fidatevi che io ne ho. Quindi insomma sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Passiamo a cinema e serie TV. Vi devo dire che in realtà, nonostante siamo a casa da un sacco di tempo, io non ho visto così tanta roba nuova. Anzi, sono nel bel mezzo di un mega rewatch di alcune serie, tra cui le mie prefe. Ho fatto l'abbonamento a Disney Plus, che per me non vale la pena di essere fatto, nel senso che vi spiego, cioè un pochino, io non sono una fan della Disney, lo sapete già da un pezzo, ma il catalogo è proprio povero, soprattutto io l'ho fatto per poter vedere anche roba di National Geographic perché sono una vecchia dentro e a me i documentari, soprattutto storici, artistici e fotografici, piacciono molto. Ci sono 5-6 documentari in croce sugli animali, tendenzialmente poco di altro. E boh, tornando invece all'apparato Disney, eccetera, eccetera, vi dico solo che c'è X-Men, io ero carichissima di vederlo, la serie. Cartone animato anni 90, che è quella che mi ha fatto innamorare degli X-Men, e da lì ho iniziato a leggere i fumetti, e non è doppiata in italiano, che non è un problema per me, ma mio marito fa più fatica a seguirlo, magari quando non è doppiato, insomma. Quindi questo già per me era un no gigante. Altra cosa invece carina che c'è, ci sono i Gargoyles, quindi questo ci piace. Per il resto il catalogo, boh, io non credo che rinnoverò l'abbonamento. Se invece non avete mai visto Mandalorian, mi raccomando, guardatelo lì sopra. Se siete fan del Marvel Cinematic Universe, avete tutti i film, però per il resto vabbè. Ma comunque non dovevamo parlare di Disney Plus, dovevamo parlare di cosa ho visto. Ho visto poca roba, quindi penso che le cose più carine e divertenti che mi sento di suggerirvi questo mese sono su Netflix, molto carina, molto godibile e che tratta anche tematiche non leggerissime, ma in maniera molto ironica, soprattutto molto antistorica, ma questo non ci interessa, che è Self-Made, diciamo la vita di Madame C.J. Walker, che è la prima donna nera ad essere diventata miliardaria, ad aver fondato la sua azienda, eccetera, eccetera. È molto divertente, è spigliata, è quella sorta di, come si direbbe, history on steroids, ovvero la storia sotto steroidi, perché è chiaramente una versione super esagerata, perché ci sono i cani che abbaiano in questo momento, ok? Però per me è risultata molto piacevole e divertente, vi fa anche vedere un lato degli Stati Uniti, magari non troppo pubblico, non troppo popolare, eccetera, senza essere ovviamente overdramatic. Senza essere super drammatico, quindi secondo me questa è una serie molto piacevole che mi sento di consigliarvi. Non è impegnativissima, però tratta una serie di tematiche che secondo me elabora in una maniera molto intelligente. Altra cosa, ovviamente, è stato il 25 aprile, pochi giorni fa. Mi sento chiaramente di parlarvi di due documentari molto belli. Vabbè, io poi dopo. Sono molto legata al 25 aprile, è il mio Natale, quindi chiaramente
ci tengo anche a fare un appunto, visto che è stato l'highlight di questi 2 mesi. Il 25 aprile è stata resa disponibile un documentario realizzato proprio sulla resistenza a Bologna che si chiama The Forgotten Front. Vi linko giù il link alla Cineteca. Era possibile vederlo acquistando un biglietto virtuale. Spero che magari, visto il fatto che è girato parecchio, spero sia stato anche prolungato, perché spero sia andato molto bene. È molto bella, è veramente molto bella, una ricostruzione che parla di tutti gli aspetti e di tutte le complessità, veramente da brividi, immagini incredibili. L'altro documentario che vi suggerisco è Bandite, che trovate giù, che parla della presenza femminile, del contributo femminile nella resistenza, che fin troppo è stato messo in secondo piano, non è stato raccontato e invece è stato fondamentale, anzi, penso che proprio senza le donne a quest'ora la resistenza non avrebbe ottenuto i grandi risultati che ha ottenuto ed è veramente molto bello. Tra l'altro ci sono momenti in cui sono intervistate diverse donne che hanno fatto parte della resistenza in tutta Italia. C'è una signora romagnola che a un certo punto parla solo in dialetto e è di una tenerezza incredibile, veramente mi ha ricordato molto la mia nonna, quindi è stato, boh, è molto bello, è veramente un documentario molto interessante e molto bello. Una condivisione di un percorso di esperienze che secondo me anche a chi non è, insomma, particolarmente interessato può diventare invece una prospettiva molto interessante. Passo ai libri, invece. Libri di questo mese sono fondamentalmente tre. Vado in ordine a ritroso. Il primo che vi suggerisco è chiaramente Notes and Crosses di Mallory Blackman, che trovate una mia recensione pubblicata poco tempo fa sul canale, è spoiler free, quindi la potete seguire tranquillamente e ve la linko sia qua sopra nelle schede che giù nell'info box. Libro che tratta di una distopia rovesciata rispetto a quella che è la nostra prospettiva nel reale, ovvero qua il colonialismo è esattamente al contrario. Ci sono due gruppi oppressi. All'interno di questi due gruppi oppressi, noi seguiamo la storia di Callum e Sefi e l'evolversi di una loro amicizia interrazziale in mezzo a un sacco di cose che gli succedono intorno. Ve lo suggerisco moltissimo. In italiano si chiama Il bianco e il nero e insomma, dovete leggerlo. Altro titolo magnifico è Incanto, storia di stregoni e di scienziati di Michele Bellone. È un saggio che si concentra sul trovare dei rapporti nel reale, dal punto di vista scientifico, quindi coniugare la versione scientifica, diciamo, a quella dell'immaginazione, cioè quella della fantasia legata al mondo del fantasy. È un libro davvero molto interessante perché mette sulla prospettiva quelle che erano da un lato le tradizioni folcloristiche, l'inizio dell'elaborazione di alcune leggende e miti, ma anche del come sono nate alcune creature, come si è arrivata, non so, alla figura del drago e perché, che basi ha sul reale e come magari nel corso della storia siano diventate leggende cose che invece avevano un fondo di verità. Ed è veramente scorrevole, ha delle illustrazioni bellissime, è molto molto piacevole da leggere, secondo me può interessare davvero chiunque, non solo sia appassionato di fantasy, ma sia in generale appassionato dello scavare a fondo le cose, no? E cercare un attimo di eviscerare cosa ci sta dietro. Bello anche per me che non sono assolutamente scienziata, non so nulla, io sono un Jon Snow della situazione e i riferimenti anche alla pop culture, tutte le cose che sono entrate nel nostro immaginario collettivo, nelle serie TV, nei giochi, nei videogiochi, eccetera, sono molto interessanti e rendono tutto davvero molto ricco e di una complessità quasi, quasi completa in questo caso. Quindi niente, io ve lo suggerisco tantissimo, è una chicca. In più questo mese io ho riletto Neverwhere, cioè il Nessundove di Neil Gaiman, e si è confermato proprio il mio romanzo preferito di Gaiman. Era 10 anni che non lo rileggevo e quel romanzo lì è veramente magnifico, quindi insomma passo velocemente visto che è una rilettura, però mi raccomando leggete Neil Gaiman sempre, ma soprattutto leggete anche il Nessundove. Passo ora alla parte dei vari ed eventuali frivolezze e non frivolezze. Diciamo che in questo mese dove il pigiama l'ha un po' fatta da padrone, come vedete, cioè i miei capelli hanno una vita propria, cioè vestiti non ne abbiamo comprati, anche perché cioè, io ho passato questo mese, veramente questi 2 mesi a fare mastro fornaio, pizza pizza maresciallo, cioè di 18.000 ricette sparse in ogni dove, veramente, cioè donna tutta cucina,
perché ero in casa sempre, quindi chiaramente non ho comprato nulla che non mi servisse, anche se c'erano tantissime promo in giro. L'unica cosa che mi sono effettivamente concesso di comprare in questo periodo è stata un'offerta su Shop Dixie, dove ho preso degli orecchini che in realtà io puntavo da quasi 2 anni, quindi insomma sono veramente contenta di aver fatto questo ordine. Uno me lo vedete addosso, che ovviamente ha la forma di una foglia di felce. La felce, come vedete, è una delle mie ossessioni. E ho preso anche altri 2 paia di orecchini, nonostante abbia un buco, vabbè, ma continuo a fare queste cose. Uno con la foglia di quercia e l'altro invece con dei rametti intrecciati in argento. Ovviamente sono placcati in argento, sono dei bagaglini. Era la collezione Bohemienne, io la puntavo da veramente tanto e li ho pagati circa 10 o 12 euro l'uno. A prezzo pieno costavano quasi 30, quindi capite che non li avrei mai comprati, soprattutto perché non sono nemmeno in materiale ipoallergenico, eccetera, eccetera. Io ve lo dico perché sono oggettivamente esteticamente molto carini e anche ben fatti, molto leggeri, eccetera, quindi sono molto contenta dell'acquisto. Ecco, 30 euro minimo, poi ce n'erano altri che costavano anche di più, anche 45 come questa della foglia di felce, non li avrei spesi mai. Mi sono concessa questo ordine effettivamente, ho risparmiato moltissimo durante la quarantena perché sinceramente ho cercato di acquistare solo cose che ho effettivamente usato e quindi tendenzialmente ho speso un sacco di soldi in cibo e per il resto non mi serviva nulla, no? Sapete che io cerco sempre di promuovere un certo consumismo molto etico, prendendo semplicemente cose che ci servono il più possibile. Poi è chiaro che io non sono una persona perfetta, però capite che insomma cerco sempre il più possibile di acquistare con considerazione. Poi ovviamente immaginatevi in queste settimane, in questi 2 mesi, cioè trucchi molto pochi, cosa ce ne si fa dei trucchi? Almeno io poi ho vissuto praticamente struccata, se non per i video, e vestiti, cioè ho vissuto veramente in pigiama, gli unici vestiti che mi sono messa sono stati per i video e per andare ad accendere la macchina, perché è stato un mese ovviamente come per tutti molto particolare. Quindi insomma non aveva, cioè ho comprato dei libri, ecco, quelli li ho comprati. Quindi per arrivare anche un po' in fondo a questa sezione, non vi voglio parlare degli acquisti che ho fatto, perché come vedete ho fatto quell'acquisto lì e il resto ho acquistato del cibo, ma vorrei assolutamente parlarvi di progetti fighi che secondo me si sono attivati in questi mesi. Se non si sono attivati questo mese, magari erano già esistenti e io ne ho usufruito molto. Quindi il primo progetto del quale vi parlo si chiama Don't Panic. È una rete di volontari, negozianti, insomma, tutte persone che fondamentalmente volevano contribuire in qualche modo durante questi 2 mesi. Si sono unite con una rete cittadina e qua a Bologna hanno davvero aiutato tantissime persone in difficoltà su vari livelli, da chi non riusciva ad andare a fare la spesa, da chi era in difficoltà economica, da chi chiaramente aveva bisogno di alcuni materiali e non riusciva a recuperarli. È stato veramente molto bello vedere come tutta questa rete si sia attivato dal basso, fondamentalmente, da proprio da cittadini che volevano dare una mano, non sapevano come dare una mano e dove trovare il materiale, e tanti negozianti si sono uniti, tanti negozi che magari erano chiusi ma che avevano materiale e che avevano chiaramente la disponibilità di poterlo offrire a chi era in difficoltà. Quindi niente, il progetto Don't Panic mi sento di citarlo proprio come primissima cosa, perché questo mese a Bologna è stato davvero rilevante, insieme a tutta un'altra rete ovviamente di volontari, un'altra rete di associazioni e promotori che hanno davvero dato una grande mano soprattutto alle fasce più deboli che hanno sofferto moltissimo in questi 2 mesi. Allora, passo a un altro sito che si chiama invece Produzioni dal Basso. Trovate una serie di crowdfunding, ma non solo, anche di spiegazione di vari progetti che nascono, come dice proprio dal titolo, dal basso, quindi da realtà piccolissime, piccole, da singoli, da gruppi di associazioni molto piccole, e si prefigge proprio di portare questo tipo di produzioni, questo tipo di idee, di creatività, di sostegno, partendo da noi che siamo cittadini comuni. Questo mese si sono occupati di tantissime iniziative, dall'aiuto a chi una casa non ce l'aveva e quindi a casa non poteva restare, procurando cibo, procurando coperte, procurando una serie di materiali e insomma di prima necessità, chiaramente, anche a sostegno alle categorie dimenticate da tutti i decreti e che chiaramente non hanno avuto alcun sostegno, soprattutto chi non è un lavoratore regolare, che al di là di quello che si può
pensare, eccetera, sull'argomento sono persone che sono state veramente molto in difficoltà, a partire dai braccianti, a partire dai migranti, fino ad arrivare ovviamente ai o le sex worker. E penso che sia un sito molto interessante da visitare per scoprire progetti molto interessanti, che non sono solo progetti a sostegno e che aiutano altre persone, però ci sono anche altri tipi di iniziative, quelle aggreganti, quelli dove potete partecipare anche voi. Ci sono iniziative dove troverete artisti, troverete, non so, videomakers, troverete registi, troverete musicisti, insomma, potete sostenere veramente con pochissimi euro, anche uno, anche cinque, produzioni che altrimenti non esisterebbero e tendenzialmente aiutano anche altre persone. Altro progetto che mi sento davvero tanto di ringraziare per l'aiuto in questi mesi si chiama Io Resto a Casa.delivery. Me ne aveva parlato Arianna, del figlio di Arianna, perché ha collaborato alla progettazione e alla realizzazione di questo sito, insieme ovviamente alla sua azienda e a tanti collaboratori. Hanno messo in piedi in tempo record questo sito dove, a titolo gratuito, senza nessun tipo di contributo, eccetera, durante l'emergenza, qualsiasi negoziante che aveva la possibilità di fare delivery si è potuto iscrivere e far conoscere la propria azienda a chi magari prima non la conosceva o non aveva una rete, per arrivare alle altre persone. Con una ricerca molto facile sul CAP ti trovava tutto ciò che era attorno a te e che era disponibile a raggiungerti come delivery. E questo è stato davvero prezioso anche per quei tipi di negozianti che magari non fanno parte solo del genere alimentare, diciamo base della ristorazione, ma anche tanti altri beni. Insomma, diciamo che andiamo su tante categorie diverse, dai rivenditori di capsule di caffè alle erboristerie, agli alimentari, a chi aveva i banchi al mercato, perché qua a Bologna ad esempio ci sono tanti mercati diversi e i negozianti sono stati davvero in grande difficoltà, eppure in questo modo sono riusciti ad attivarsi tra le tante cose. Quindi, insomma, io l'ho trovato un'iniziativa veramente meritevole e magari nei prossimi mesi ritornerà molto utile, chi lo sa, o rimarrà molto utile anche per conoscere attività del proprio quartiere, cioè, insomma, dei propri dintorni. E io come ultimo vi suggerisco ovviamente Azienda Agricola Floema, ve lo giuro, non mi pagano per parlarne, ma queste settimane insieme a loro sono state veramente davvero preziosi. Loro sono un'azienda agricola del circondario bolognese, della provincia di Crespellano, se non erro, e hanno da sempre questo sito di delivery dove loro organizzano delle cassette in base alle proprie necessità che ogni persona può comporre oppure prendere degli abbonamenti, eccetera. Durante la crisi degli alimentari, dove per me era veramente molto complesso andare a fare la spesa, trovare degli orari e avere la verdura fresca, loro sono stati una certezza. Ripeto, io non vengo pagata assolutamente per parlarvene, non sono nemmeno miei amici, ma hanno sempre della verdura di qualità eccellente, quindi se siete di Bolo è un servizio super affidabile, super sicuro e loro sono veramente eccezionali, tutte le volte con una precisione incredibile. Io ovviamente continuerò il più possibile a rivolgermi a loro per, insomma, la verdura e la frutta quantomeno, ma anche altri tipi di alimenti che riescono a fare grazie alle proprie, insomma, risorse e capacità. Hanno introdotto alcune farine, alcuni formaggi che riescono a recuperare da qualche caseificio di piccola produzione, chiaramente nel circondario delle colline bolognesi. Hanno un sacco di conserve che loro chiaramente creano con la verdura e la frutta che gli rimane, che hanno chiaramente preparato, e quindi, insomma, ve lo suggerisco moltissimo. Niente, io direi che per i preferiti questo mese probabilmente siamo arrivati in fondo. E spero di aver parlato un po' di cose interessanti. È stato un preferito un po' strano perché penso che la dimensione che abbiamo vissuto tutti in questi 2 mesi sia stata strana e straordinaria. Dovremmo farci l'abitudine tutti e sarà complesso e spero che nessuno di noi ci debba fare l'abitudine mai. E devo dire che è stato difficile fare i preferiti, chiaramente, perché parlare di cose belle in questo periodo dove io non sono stata tanto bene, soprattutto psicologicamente, è stato complesso. Però, insomma, spero di avervi fatto scoprire alcune realtà, alcuni dischi, alcune cose da vedere che possono comunque interessarvi e spero che, insomma, ci darete un'occhiata, anche se in questo caso non abbiamo neanche parlato di frivolezze. Niente, io direi che per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un pollicino in alto e direi che
Per tutto il resto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!